Bentornati all'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Sono qua per mostrarvi la sismicità degli ultimi 20 giorni, dal 25 agosto, cosa è successo nella nostra penisola. E quello che possiamo dire è che ci sono stati quasi un migliaio di terremoti in 20 giorni, quindi un numero notevole di terremoti, chiaramente la stragrande maggioranza non avvertiti dalla popolazione. Se andiamo a vedere in questa rappresentazione dove sono avvenuti i terremoti in questo periodo, c'è stata una maggiore attività sismica nella parte dell'Appennino centrale, dall'Abruzzo all'Umbria e alle Marche. All'interno di questa sismicità abbiamo alcuni eventi un po' più forti, sono stati 5-6 terremoti di magnitudo superiore a 3, che si sono verificati principalmente, sono questi pallini più grossi nell'Appennino appunto umbro abruzzese e nella zona di Forlì, e l'evento di questa mattina, che è sicuramente l'evento della giornata, in Slovenia, molto vicino alla città di Trieste. All'interno di questa sismicità dell'Appennino centrale abbiamo diversi focolai attivi, diverse zone di sciame. Le principali che abbiamo appunto tenuto sott'occhio con la strumentazione sono la zona dei Monti Reatini, che ha avuto una crisi sismica durata diversi giorni, appunto con un numero molto grande di microterremoti, e la zona dei Monti Martani, sempre più in Umbria, dove anche lì c'è stata un'attività di sciame abbastanza interessante. L'attenzione su questi sciami di terremoti è molto alta perché ci permette di definire quali sono i processi che sono attivi in quelle zone, e nel tentativo appunto di riconoscere anche eventuali aspetti peculiari della genesi sismica nell'Appennino. Invece, come potete vedere, altri eventi come questo appunto di Forlì, un magnitudo attorno a 4, non sono stati seguiti da crisi sismiche. In molti casi questi eventi più profondi appaiono più come scosse isolate che come interi sciami, e hanno delle caratteristiche quindi di genesi abbastanza differenti dalla sismicità classica che invece registriamo nella zona dell'Appennino. Qui vedete una delle classiche rappresentazioni che noi facciamo in sala sismica, e appunto visualizziamo. Le persone qui sono ogni giorno in grado di visualizzare in maniera molto efficace cosa succede. Questo è un dettaglio della zona dell'Aquila dove c'è stato appunto il terremoto del 2009, e questo è il focolaio, lo sciame di cui parlavamo, di Monte Reale, che vedete ha avuto numerosi terremoti. Qui i terremoti sono colorati in funzione della data di avvenimento, in blu sono quelli che sono avvenuti nell'ultimo anno, mentre in verde, in rosso e in giallo gli eventi più vicini a noi, quelli rossi sono quelli odierni. Vedete questa zona di sciame qui, quindi è stata particolarmente intensa, negli ultimi 20 giorni sono avvenuti attorno ai 400-500 terremoti in questa zona qua. Oggi siamo, vedete, a 11 eventi nella zona di Monte Reale. L'ultima immagine che commentiamo è la mappa appunto di tutta la sismicità nella penisola italiana, con la stessa rappresentazione di cui parlavamo poc'anzi. Vediamo che si notano i terremoti in rosso e in giallo, che sono quelli avvenuti negli ultimi giorni, in particolare appunto di nuovo qui quello di cui parlavamo prima, dei Monti Reatini, della sismicità nell'alta valle del Tevere, nell'Altiperina, zona appunto che ha avuto anche questa sciami negli ultimi mesi, e chiaramente gli eventi della giornata sono gli eventi che sono avvenuti vicino a Trieste, una quarantina di chilometri, su una struttura posizionata in Slovenia che si chiama la Russia Fault, è una falda trascorrente che corre appunto a diverse decine di chilometri dietro Trieste, e ha avuto già degli aftershock più piccoli ovviamente. Questa è l'attività principale di queste zone.